Siamo qui con l'assessore Giovanni Spottorno del comune di Spottorno che ci parlerà di un'estate spottornese ricca di appuntamenti e di proposte per tutti i gusti. Sì, l'estate 2017 sarà un'estate, diciamo così, assolutamente piena di eventi. Alcune andremo a riproporre, diciamo, rassegne storiche del comune di Spottorno, altre saranno novità assolute, altre invece siamo andati a ripescare alcune manifestazioni che facevamo, il comune faceva negli anni passati. E, ad esempio il carnevale a Ferragosto è una di queste, ecco. Ho sentito che ci sarà tanta musica, dalla classica al rock, al blues, anche in questo caso c'è una vasta scelta. Sì, diciamo che abbiamo cercato di accontentare tutti gli amanti dei vari generi musicali. Passeremo dalla musica classica che si terrà presso il Teatro Castello ad agosto, in 3 serate, allo Spottorno Blues Festival al 6 di luglio, è una novità per Spottorno, una serata dedicata al blues. Il secondo Rock Festival è nel secondo weekend di settembre, poi tutte le serate dedicate al Festival di Sanremo, piuttosto che alla disco music durante il carnevale, insomma, diciamo che c'è musica veramente per tutti. E so che il comune di Spottorno ha intavolato un ottimo dialogo e un ottimo rapporto di collaborazione con le associazioni sul territorio. Sì, assolutamente. Lavorare solo noi senza avere il supporto delle varie associazioni sarebbe, secondo me, una cosa stupida. Noi lavoriamo veramente a 360 gradi con l'associazione albergatori, con l'associazione bagni marini, con i commercianti e con la Proloco. E questo fa sì che di ogni manifestazione che noi andiamo a organizzare, ognuna di queste associazioni ha un suo campo di competenza e un suo preciso, diciamo così, campo su cui intervenire. Ecco. Quindi non ci resta a questo punto che invitare tutti i nostri lettori a un'estate a Spottorno ricca di musica, divertimento, shopping e fuochi artificiali. Assolutamente sì, il 24 di agosto ci saranno i fuochi artificiali come tradizione. La novità sarà che il 23 questi fuochi verranno fatti a Bergeggio e il 25 a Noli. Quindi diciamo che il Golfo dell'Isola esce un po' da quello che è il suo discorso classico, cioè quello dell'outdoor, ma inizia a lavorare anche sulle manifestazioni non di outdoor ma di divertimento. Ecco. Ringraziamo l'assessore Spottorno e buone vacanze a tutti. Grazie.